Salve a tutti ragazzi, in questo semplicissimo tutorial vi farò vedere come poter velocizzare la vostra connessione internet del e dal computer. Allora, dal computer perché appunto il procedimento avverrà dal computer, del computer perché appunto il procedimento, la velocizzazione della vostra connessione non avviene anche su altri dispositivi tipo telefoni, Xbox 360 o PlayStation 3. In quel caso per aumentare la propria connessione potete solamente aumentare comprandola. In questo caso io già ho Alice 20 mega, quindi è abbastanza veloce, però per coloro che appunto usano il computer per download o per caricare video o altri file su internet o comunque anche semplicemente per aprire le pagine web, questo è un procedimento molto utile. Questo perché avviene perché Windows non ci permette di usare i nostri mega completamente, ma solo una parte. Allora, come si fa in questo tutorial facilissimo? Appunto, andiamo a vedere. Allora, per coloro che hanno Windows Vista 7 o 8, basta che vanno sulla barra del cerca, in questo caso su Windows Vista 7 a sinistra, su Windows 8 a destra, e scrivete cmd oppure prompt dei comandi. A questo punto cliccate col pulsante destro e fate esegui come amministratore. In questo caso io ho Windows in inglese. Fate sì. Scusate, ma il computer è un po' lento ora come ora, però vabbè. Oppure per coloro che hanno Windows 8, un consiglio è andare in basso a sinistra, pulsante destro, command prompt admin. Ricordatevi di fare admin, cioè eseguirlo come amministratore, perché è molto molto efficace. Molto essenziale. Allora, se voi avete fatti i procedimenti giusti, qua vi spunterà System32 oppure System34, a seconda se avete 32 o 64 bit. Comunque spunterà System32. A questo punto io mi sono segnato la stringa e comando in un foglio di Notepad per ricordarlo. Allora, il primo comando, cioè questo, serve per abilitare la nostra connessione, quindi aprire le porte e far andare la nostra connessione più velocemente, mentre la seconda serve per disattivare nuovamente le porte e renderle come prima. Quindi in questo caso copiamo la nostra stringa e incolliamola su CMD. E clicchiamo invio. In questa stringa c'è scritto appunto che la nostra porta uguale disabilitated, quindi è disabilitata. Cliccando su invio, e qua sotto risponderà ok, vuol dire che il processo è stato fatto correttamente, quindi che la nostra porta si sarà aperta. Quindi noi avremo la connessione adesso un po' più veloce. Mentre per disattivarla di nuovo, copiamo la seconda stringa, copiamo, la rincolliamo su CMD. E questa stringa dice che appunto la nostra porta adesso è normale. Clicchiamo invio appunto per chiuderla. E se adesso spunterà ok, vuol dire che la nostra porta sarà stata chiusa nuovamente. In questo caso io la riapro, quindi ricopio la prima stringa, copia, past sb incolla, invio. Ok, a questo punto basta chiudere. Questo lo metto qua, aggiorniamo e adesso la nostra connessione sarà un poco più veloce. Certo, la connessione dipende anche dalla velocità del proprio computer, in questo caso. Comunque, il mio video è finito qui, ciao a tutti e alla prossima. Iscrivetevi e niente, ci vediamo al prossimo video.